Sì. Ecco, sì. Bene, allora io Buona giornata, benvenuti, benvenuti a, a tutti qui al Polo Culturale Diocesano, benvenuti a chi ci segue da casa e benvenuti a chi sta dietro questo tavolo con un po' di palpabile emozione, diciamolo, e che ci aiuterà a presentare questo testo, Creatura Futura, per Giorgio Cattani, le parole che eh, resistono, scritto da Paolo Ghezzi, l'autore che è qui con noi. Un libro che potremmo definire umilmente ambizioso, perché in 240 pagine, molto dense, tutte da leggere, cerca e ci riesce di offrire un ritratto. O meglio, come è stato scritto, un autoritratto a quattro mani di questo nostro amico, che eh, in una persona riusciva a raccoglierne molte altre, giornalista, scrittore, esploratore tra teologia e filosofia, appunto abbiamo scritto, anche poeta abbiamo scoperto, militante politico, cofondatore e presidente di una forza eh, politica. Dei, accompagnatore dei catecumeni, insomma una figura speciale, anche se lui eh, non voleva essere definito così. Un libro direi anche molto tempestivo e puntuale, perché eh, Paolo Ghezzi l'ha proposto qualche settimana dopo quell'8 novembre di un anno fa, appunto appena un anno fa, in cui la domenica mattina, dopo aver assistito alla messa su TV2000, Pier Giorgio chiudeva eh, gli occhi nella sua uh, casa. E gli editori. Eh, agli editori sono bastati pochi minuti per dire sì: merita questo libro sa da fare. Simone Berlanda, in in particolare e eh, Marcello Predelli, perché la casa editrice Vita Trentina, con questo marchio nazionale V Trend, si sentiva in dovere di far provare a far uscire Pier Giorgio da questa ambiente trentino per farlo conoscere anche a livello nazionale. Poi era anche un debito di riconoscenza verso certo. di lui che tra l'altro aveva collaborato da vicino con, la nostra, con il nostro settimanale, ma non solo collaborato, ho ancora anche qualche mail molto significativa, ma anche si sentiva il primo promotore, il primo fiduciario, ci dava delle proposte su come poteva crescere e così penso facesse anche con le altre testate, poi lo sentiremo credo. Bene, eh, di questo eh, libro così eh, tempestivo, così puntuale, si potrebbe definire una, un instant book, parleranno eh, tra poco, darò subito la parola, le persone appunto, che ci sono vicine, che poi presenterò anche a beneficio appunto, di chi ci ascolta da, da tutta Italia. e Ringrazio anche il servizio comunicazione della diocesi per Giorgio Franceschini in particolare per questa diretta. Che poi farà sì che queste voci rimangano anche nel web e speriamo arrivino lontano, magari in vista anche di qualche altra presentazione. Dicevo delle, delle voci che eh, saluto anche qui fra noi: anche, abbiamo anche l'Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi e altre persone che ci hanno chiesto di poter dire eh, due parole. Dicevo un libro che in dieci eh, capitoli illustra le vari varie elementi di questa figura così eh, poliedrica, eh, quindi non tanto una biografia cronologica, ma per tematiche. Con un primo capitolo sorprendente in cui eh, conosciamo questo: viene svelato questo dialogo su una chat parallela che Paolo con l'amico Pier Giorgio ha tenuto per qualche mese. Ogni mattina si scambiavano una frase del Vangelo che poi, o della Bibbia che poi veniva commentata. In questo botta e risposta c'è in modo straordinario questa affinità spirituale, per cui davvero un autoritratto scritto a quattro mani. È un libro che è difficile definire come genere letterario. Uh, a me è piaciuta molto però la definizione che ha provato a darne Simone Casalini in questa prefazione così intensa, in cui dice che quella di Paolo è una scrittura a innesti che tiene insieme diaristica e messaggistica, eh, analisi politica e letteratura, e calambur, questi giochi di parole che piacevano a tutti e due. Infatti in questa chat eh, Ghezzi diventa Noemi, la eh, suocera e, e, ebrea, e eh, PG Pier Giorgio Erut, la nuora eh, moabita. Bene, eh, ci aiuteranno queste persone che sono un collega eh, romano, amico di Pier Giorgio, sentiremo perché, una nipote, una compagna nell'avventura politica, uno dei suoi tanti direttori. Poi li presenterò più da vicino, però i nomi li sapete. Cominciamo allora subito, perché non volevo rubare neanche mezzo secondo ai nostri relatori. Enrico Ruffi. Ehm, giornalista eh, di Radio Radicale eh, che non è mai detto prima quella di Pannella ma lui con Pannella un rapporto molto, ha avuto un rapporto molto interessante e Enrico è diventato amico di Pier Giorgio e ci spiegherà lui perché gli chiediamo in questo primo intervento che sarà forse un pochino più lungo degli altri anche di aiutarci a dare una chiave di lettura di questo libro ci siamo proposti di non parlare tanto di cosa sta scritto nel libro ma di offrire qualche chiave di lettura. Prego Enrico e grazie di essere venuto apposta. Grazie, grazie a voi. Beh, io sono qui come amico di, di Paolo e come amico di Pier Giorgio. Cronologicamente Ghezzi viene prima di Cattani, di qualche mese, però non credo che sarebbe bastato Paolo per uh, farmi diventare amico di Pier Giorgio. Sono dovuti entrare in scena altri amici eh, comuni, da qualche nome, da Lorenzo Milani a Fabrizio De Andrea, da Giacomo Leopardi a Bonhoeffer, a Etty Hill um, insomma è grazie a loro che abbiamo fatto in fretta io e Pier Giorgio molto in fretta a diventare amici altri amici ha portato in dote lui naturalmente da Paolo De Benedetti a Sergio Quinzio a Don Marcello Farina che per me peraltro non era un estraneo non è un estraneo perché mio zio Silvano Di Nogaredo suo amico mi aveva anni addietro regalato il, il libro a rinascere si impara. Io anche alcuni amici li ho portati, li ho portati in dote, da Marco Pannella naturalmente, a Giorgio Brassens, passando per uh, Alessandro Limaccio, sociologo pluriergastolano, da 26 anni si proclama innocente. Da, um, di, di Limaccio Pier Giorgio si prestava a recensire un libro, il sociologo detenuto, ma non ha fatto in tempo. Posso citare anche come amico portato in dote padre Benedetto Calati, padre Benedetto Calati, camaldolese, di cui per Giorgio invece ha fatto in tempo a recensire per il regno il libro Il monaco della libertà, scritto da Raniero Lavalle e padre Innocenzo Gargano, camaldolese, anche lui. Libro che gli avevo portato fresco fresco da Roma dopo averne lasciata una copia a Chioggia, a Don Marino. Che è qui presente Don Marino Callegari insieme alla rappresentanza di amici Chioggiotti, amici miei e di, e di Pier Giorgio. E nelle pagine di Creatura Futura io ho trovato con commozione, ho ritrovato con commozione Michele Nicolini, anche lui 44enne per sempre, che io non ho mai conosciuto, però tramite sua sorella Patrizia, e lo stesso Pier Giorgio naturalmente, anche lui è diventato in qualche modo eh, mio amico. Il legame, non sarò io che vengo da Roma a dirvi il legame che c'era tra, tra Michele e Don Lauro e credo anche con Diego, certo. con Diego Andreatta. E poi c'è Radio Radicale, naturalmente, la radio preferita di Pier Giorgio, certifica eh, Paolo, che è la radio dove io sbarcai nell'83 e dove tuttora a mezzanotte parlo. E poi c'è il Trentino, certo, senza il mio antico e viscerale rapporto con, con questa terra difficilmente le nostre vicende umane si sarebbero potute incrociare. E poi c'è la Chiesa, Santa Madre Chiesa, sempre riformanda, che secondo eh, Pier Giorgio e anche modestamente secondo me non è più in grado di, di riformarsi da sola. Quindi benvengano, ben detto Pier Giorgio, benvengano altre brecce di porta Pia insomma rispetto, rispetto a molti di voi io sono arrivato per ultimo sono stato amico di Pier Giorgio per un anno eh, l'ultimo de della sua vita lui è stato anche mio presidente perché poi mi sono iscritto eh, a futura nonostante gli asterischi insomma ma questo è, è colore avere poi pure come amico il tesoriere Bertotti mi ha incoraggiato e, e mi ha anche rassicurato un motivo in più, quindi è andato tutto abbastanza liscio e adesso ho addirittura l'onore di ritrovarmi nelle pagine di Creatura Futura di questo libro che è il libro che Pier Giorgio meritava e dal titolo alla copertina, dalla prefazione di, eh, di Simone Casalini alla colonna sonora, colonna sonora canzoni, sinfonie, arie, melodie che che badate bene, non, non è un sottofondo musicale, è di più, è come nei film, è una vera e propria colonna sonora. Oh, e c'è perfino nel libro un'epigrafe d'autore ad personam da Emanuela, Emanuela Artini a Pier Giorgio, Pier Giorgio Cattani. E però, ecco, credo che il plus valore di questo libro sia l'editore, l'editore diocesano. E lo dico anche perché una scelta del genere, per me, che vengo da, da Roma, sarebbe per, per la mia diocesi sarebbe impensabile, non, eh, è una diocesi paludosissima, quella da cui arrivo io, che pure è la diocesi di Papa Francesco. E certo, adesso, però, la Chiesa di Trento, a cominciare dal suo Vescovo, eh, avrà il compito e la responsabilità grande di non abbandonare la creatura futura al suo destino, ma di accompagnarla, di proteggerla, di valorizzarla di esportarla in altre, in altre diocesi. Allora, detto questo, così eh, abbiamo capito che sono, tre giorni prima di quell'8 novembre dell'anno scorso avevo impegnato Pier Giorgio in una discussione sul libro di Giobbe. A te risulta, Presidente, che qualcuno teologo, filosofo, poeta, eccetera, abbia notato che sia Giobbe che Dio trattano i dieci figli morti come bestiame? Come dieci pecore o dieci capre che si possono rimpiazzare con dieci pecore e con dieci capre nuove, ovviamente gli risultava. Risposta spiazzante, ho avuto la fortuna di avere maestri che mi hanno insegnato che per Giobbe il lieto fine non è da prendere neppure in considerazione. Allora, al, al camusiano che, che io sono, non poteva passare inosservato che ci si imbatte spesso e volentieri in creatura futura. In Albert Camus, lo stesso Simone Casalini sottolinea che in Pier Giorgio si innesta una, una matrice camusiana sull'imperativo di San Paolo del non adeguatevi allo spirito del tempo, il nolite conformare uic seculo, la, la lettera eh, ai romani. E, eppure Camus è uno degli interlocutori privilegiati del cristiano Pier Giorgio, eppure l'umanesimo di Camus è risaputo fa meno di Dio. Non, eh, come quello di Leopardi Dio è eh... infelice riportandoci all'epigrafe di Paolo De Benedetti del, del primo capitolo ma magari fosse infelice Dio è assente Dio è indifferente alle sorti umane per questo tipo di umanesimo ripeto eh, Leopardi o Camus di Camus poi si è, si è, tornati a parlare, si è tornato a parlare molto per via di de, questi tempi di pandemia per il suo romanzo La Peste dove l'eroe è il medico ateo. Ettore Paris chiese una volta a Pier Giorgio, su, su questo Trentino, certo. rivista, vuoi dire che il missionario fa lo stesso che fa Gino Strada, ma Gino Strada lo fa perché crede che quello sia il bene, con la B maiuscola, mentre il missionario perché crede che quella sia la testimonianza di Cristo? Certo, fu la risposta di Pier Giorgio. No, elementare, caro Watson, questo era il... E, la, la, la distinzione eh, eh, però per Pier Giorgio non aveva più senso più di tanto, lui che pochi mesi prima di morire aveva scritto che la lezione e la testimonianza di Bonhoeffer hanno abbattuto i confini tra fede e non fede. Lui che richiama poi l'insegnamento del suo maestro Emanuele Levinas, e virgolette, la via verso la fede autentica non può non fare una tappa nell'ateismo. Ecco, a Paolo Ghezzi non è sfuggita la portata di queste parole, che infatti sono centrali nel, nel libro, in particolare nel capitolo L'arte di credere. E' arte, è già arte, perché credere ormai, mi verrebbe da dire, è diventato sempre più difficile. Eh, lo aveva ben detto Sergio Quinzio, l'aveva visto. Bonhoeffer, l'amato Bonhoeffer di, di Pier Giorgio, diceva da pastore, era già pastore, di voler imparare a credere. E che soltanto quando si ama a tal punto la vita e la terra da pensare che con loro tutto è perduto, allora si può credere nella risurrezione dei morti. Si può, è possibile, ma non è per niente scontato. Camus stesso diceva che non è che lui ritenesse illusoria la verità cristiana, ma che semplicemente, per così dire, non era riuscito ad entrarci. Non credo in Dio, diceva, ma non per questo sono ateo. E chissà già all'epoca sua, metà anni 50, metà del secolo scorso, insomma anni 50, diciamo, chissà quanti credenti di credere c'erano già in circolazione, come oggi. Perché è difficile, è difficilissimo credere duemila anni dopo, è difficilissimo se si spoglie il cristianesimo eh, della sua veste religiosa, della, de, istituzionale, rituale, anche magica, normativa. E, morale, e se si riporta la buona novella, la sua essenzialità, l'annuncio della resurrezione e poi la, l, l, il primato della misericordia. Insomma, il cristianesimo dell'umanità adulta annunciato da Bonhoeffer. A me i conti sono tornati, direi subito, vedendo nel mondo cattaniano la convivenza la complementarietà direi no, di, del resistente tedesco Bonhoeffer e del resistente francese eh, Camus ho oh, inciso Albert Camus 46 anni eh, Pier Giorgio 44, Bonhoeffer 39 praticamente sono coetanei coetane, praticamente coetanei coetane. oh, attraverso i capitoli della, di questo libro si vede bene che Pier Giorgio ha saputo riconoscere le due facce di, una di uno stesso umanesimo. Quello che non guarda all'uomo in astratto, ma all'uomo in carne e ossa. Quello solidaristico, quello che non si dà, il che, anzi che si dà come compito non aggiungere dolore al dolore che già ci è dato in sorte. è quello che ha gli anticorpi forti contro il nichilismo, contro i totalitarismi, contro i fanatismi, contro i populismi. Ma è quell'umanesimo anche entro i cui confini possa essere difeso e coltivato il ricordo sempre più labile col passare dei secoli e dei millenni della promessa cristiana, che neppure il Vaticano II, diciamocelo è riuscito a ravvivare durevolmente. E, e tantomeno tutti i Papi subito o quasi subito che si sono succeduti e si stanno succedendo dopo il, uh, dopo il Concilio. Il percorso di fede di, di Pier Giorgio lo ha portato a capire che c'è un enorme equivoco da eliminare. Ed è un equivoco nel quale era caduto lo stesso Albert Camus, che all'epoca non disponeva di versioni e eh, testimonianze credibili e alternative. L'equivoco è questo, è il cristianesimo come religione. Il tradimento del cristianesimo, per dirla ancora con, eh, con Quinzio, sulla scia di Bonhoeffer, citiamolo ancora: Bonhoeffer, il cristiano non è un homo religiosus. Essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, ma significa essere uomini. E a noi di una certa generazione viene in mente che fatica essere uomini. Sergio Endrigo cantava essere liberi, quindi dover scegliere, rischiare di sbagliare, doversi sporcare le mani e le scarpe. E a poco serve affidarsi a coordinate esterne alla propria coscienza per orientarsi. A cominciare dalla cosiddetta legge naturale, tanto peggio se a fornirne l'interpretazione autentica poi ci pensa la Chiesa. Formidabile, certo, verrà detto e scritto chiaramente nel libro, l'ultimo articolo di Pier Giorgio, quello apparso sul Trentino, l'ultimo giorno, l'ultima domenica della, della sua vita, eh, aveva scritto «Lasciamo il concetto di natura alle questioni ambientali e non utilizziamolo per guidare le nostre scelte morali». Però mi pare micidiale anche quello che eh, lui aveva scritto il mese prima in un articolo intitolato «Fine vita e i pochi dubbi della Chiesa». Due punti, virgolette. Dall'autorità morale della Chiesa forse ci si potrebbe aspettare qualcosa di più. Due punti, il silenzio. Pier Giorgio. Il magistrato di Pier Giorgio in uh, sua etica e bioetica uh, richiede almeno magistrato, parole ponderate, scritte. Il magistrato di Pier Giorgio richiede almeno un convegno, meglio sarebbe un sinodo. Pier Giorgio Cattani, opinion leader, leader politico cattolico, cristiano forse meglio che a proposito del valore della vita invoca il primato dell'amore e della misericordia sulla legge. Allergico alla retorica della vita dono, respinge le parole d'ordine contrapposte, da una parte dal concepimento alla morte naturale, parola d'ordine, e dall'altra parte, altro slogan, libertà di autodeterminazione dell'individuo. Andiamo, a, sono andato io, guarigione, pagina 93, e mi rivolgo soprattutto ai genitori. A volte saranno i familiari a dire l'ultima parola, come è avvenuto per me. In quei momenti non potevano essere la legge, la società, la politica, la scienza, l'opportunismo a decidere, ma solo l'affetto e la responsabilità di quanti mi hanno voluto bene per davvero. Chiuse le virgolette. Insomma, un Pier Giorgio Cattani che guarda più a Leopardi e a De André che alla Pontificia Accademia per la Vita o alla Congregazione per la Dottrina della Fede, per intenderci che guarda di più al dialogo di Plotino e Porfirio sul suicidio oppure alla preghiera in gennaio per il suicida Tenco, che non al uh, Samaritanus bonus, per citare l'ultimo documento in materia uscito dal Sant'Uffizio. che poi bonus anche troppo, pare di capire: ehm, se il Samaritanus, pur di fare la sua buona azione, obbliga la vecchietta ad attraversare la strada, quando magari la vecchietta. Non ha nessuna intenzione di attraversare la strada e vuole semplicemente, no? Aspetta semplicemente l'autobus. Eh, Ghezzi ha scritto l'enigma eh, della fisicità di Pier Giorgio, del suo stare dentro il suo corpo. E eh, certo, eh, corpo è parola teologica in, in, in Pier Giorgio. Senza il corpo la salvezza non potrà mai, mai essere completa. Lui scrive due volte mai. In Cara Valeria, due volte mai. L'aldilà deve essere continuità con la, con la nostra vita. Lui lo pretende, perché questa è la promessa cristiana e la promessa della, della Bibbia. E questa pretesa trabocca in tutte le pagine di, di Creatura Futura e la drammaticità di questa pretesa, cioè di una attesa drammatica, che fa la differenza tra, una, tra la testimonianza cristiana di una creatura come Pier Giorgio e le, le formule liturgiche o i proclami apologetici di tanti cristiani ideologici, eh, clericali, integralisti. Nello Straniero, al libro di, di Camus, torniamo spesso e volentieri a Camus, un prete chiede al protagonista condannato a morte come vorrebbe l'aldilà e si sente rispondere una vita in cui possa ricordarmi di questa. Eh, eh, ricorderete Pier Giorgio che dice eh, all'amica Valeria, Continueremo a vivere ricordando il passato, capendolo fino in fondo, rivivendolo senza dolore, nella sua pienezza. Insomma, l'acquarello della vita è destinato a scolorirsi che ritrova tutti i suoi colori. Quindi nella ristampa va integrato anche Toghigno insieme a, detto, a Indrigo e a Tenco. A, oh, a proposito poi della memoria, come continuità tra questa vita e quella annunciata dal figlio dell'uomo, mi è venuto in mente l'epitafio scelto da Leonardo Sciascia, l'illuminista Sciascia, il volteriano Sciascia, che volle per la, sua, eh, per la sua lapide, per la sua tomba. Ce ne ricorderemo di questo pianeta eh, scritto sulla, sulla tomba di Sciascia. Allora, attesa drammatica, il cristianesimo drammatico, l'ottimismo eh, tragico di, di, di Pier Giorgio. Eh, e ci porta a quel testamento, credo, di una essenzialità, cito sempre Paolo, essenzialità cristiana impressionante. Il testamento di Pier Giorgio, il testamento di Langer, Alex Langer, il cristiano autodidatta, il eh, italiano i giorni dispari, eh, Tirolese tedesco i giorni pari, così come Paolo De Benedetti era cristiano, era ebreo il sabato e cristiano eh, la domenica. Langer lascio scritto, ricordate, non siate tristi, continuate in ciò che era giusto. Ho pensato a Langer, e questo fatemelo dire in conclusione, insomma, questa cosetta anche a proposito delle dimissioni di Paolo, e non vado fuori tema, perché l'undicesimo capitolo, che cos'è? Il, il penultimo, no, no, il penultimo capitolo del libro eh, di, di, questo, di questo parla, e anche perché ho vissuto personalmente il travaglio del dimissionario ma e soprattutto il travaglio del, del, del subentrante e nel mio piccolo ho incoraggiato l'operazione eh, staffetta per incoraggiare un Pier Giorgio più agitato che titubante in verità gli cantavo vai presidente vai grande campione sull'aria del, della canzone di De Gregori per il bandito sante eh, Sante, Pollastri, Sante Pollastri, amico di Girardengo, quindi vai presidente, vai grande campione, nessuno ti insegue su quello stradone. Eh, dice, lui mi scrive: e eh, diranno certo, per Giorgio, intelligentissimo, preparatissimo, ma stavolta esagera, non ce la farà mai. E io che gli rispondo: e tu fai perfidamente presente che hai vent'anni meno di, di, di Chezzi. Eh, ma che cosa dirò agli elettori di Paolo? No, mi diceva angosciato. Eh, digli che quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo. Ecco, io Pier Giorgio me lo, me lo figuro così in consiglio provinciale: con i Reiban dei Blues Brothers, spauracchio dei buoni a nulla e dei capaci di tutto, così come i Blues Brothers lo erano dei nazisti e dei benpensanti dell'Illinois. Nel, a proposito di Langer, nel libro di, di Marco Boato, Alex Langer, costruttore di ponti, e guarda caso per Giorgio rivendicava una, eh, una sua vocazione di pontiere, e di Rabbini testimonia che negli ultimi tempi, più volte Langer fu eh, che era già sfibrato, svuotato, era stato tentato dalle dimissioni da Eurodeputato, però trattenuto anche dal timore delle reazioni del, de, dei suoi compagni. Poi quel giorno. Di luglio del 95, improvvise, sono arrivate le estreme irrevocabili dimissioni. Rabbini rendendo omaggio alla capacità di dialogo di, di Langer con l'avversario, che però all'epoca era un avversario della statura di Silvio Smagnago, si domandava ma Langer ce l'avrebbe fatta a mantenere lo stesso spirito dialogico con i Borghezio, i Calderoli, gli Speroni? Ebbene. Paolo Ghezzi ce l'ha dovuta fare con i bisesti, i fugatti, gli, eh, i savoi, per limitarsi alla fauna dell'altra sponda, per non citare il fuoco amico, per non dire a volte amicissimo. E un lavoro insomma usurante come quello del, del minatore. Si può chiedere a, a Paolo Zanella la, la conferma. E, e se Ghezzi non avesse lasciato il seggio di, al Consiglio Provinciale. Oggi noi non saremmo qui, non, non, non avremo questo libro che solo lui poteva scrivere, anche se ha quattro mani, certo, soltanto lui, e spero che sia chiaro a ciascuno di noi. Allora, ci pensino, ci pensino i suoi disinvolti censori, ci pensino i firmatari di quella lettera aperta di fine novembre dell'anno scorso, documento politico di raro autolesionismo e di, rara, e di, rara, di raro masochismo, insomma ai quali io da socio di, di Futura scrissi con gli occhi fuori dalle orbite senza peraltro ricevere risposta. E si vadano anche a leggere come otto anni fa sul regno Pier Giorgio aveva strapazzato il Cardinal Givic, il segretario di Voitiva eh, sì, che aveva commentato le, eh, le dimissioni di Benedetto XVI, Givic le aveva commentate, con queste parole stupide e arroganti, non si scende dalla croce. E già che ci stanno si vadano anche allora a leggere l'avventura le, di un povero cristiano di Ignazio Silone sul povero Celestino V, altro vile che scese vilmente no? dalla croce. Che poi, e eh, veramente concludiamo, mentre Paolo lasciava il suo seggio di consigliere provinciale dall'altra parte del mondo, proprio dall'altra parte, più o meno da dove viene Bergoglio, lasciava il suo seggio di senatore Pepe Mujica. Il, eh, il presidente sobrio, l'ex eh, guerrigliero eh, Tupamaro, l'ex prigioniero ostaggio della, della giunta militare negli anni Ottanta, insomma qualcuno che già, anche lui, che già aveva dato. E amo la politica, ma amo ancora di più la vita. Ci tenne subito a mettere in chiaro il leader di missionario conoscendo i suoi polli. E torna un po' in mente, conclusione vera, Albert Camus, ancora lui, che nel 1957 aveva scandalizzato la sinistra ben pensante francese e non solo dell'epoca, dichiarando che tra sua madre e la giustizia, quella con la G maiuscola, lui paladino della giustizia avrebbe eh, preferito sua madre, avrebbe salvato sua madre. E, sua madre che rischiava di saltare in aria magari in qualche autobus di, di, di Algeri, preso di mira da chi pure combatteva per la giusta causa anticolonialista. Ecco, e questo trovo che sia molto cattaniano, oltre che geziano, e trovo che con questo io posso lasciare il microfono a qualcun altro. Grazie. Davvero grazie ad Enrico Ruffi, grazie davvero per la profondità, per il rispetto anche radiofonico dei tempi. Mi preme farvi sapere che Enrico Ruffi ha firmato anche il libro dal titolo L'alleluia di Susanna, che vi segnalo, in cui racconta la breve vita di sua figlia che cinque anni fa non è tornata dalla GMG di Cracovia, un testo a cui lo stesso Pier Giorgio aveva collaborato. Nel libro c'è molto la famiglia di Pier Giorgio, eh, qui salutiamo in prima fila eh, la mamma Monica, il papà Raffaello, Maria Rita, Giovanni Battista e per loro parla la, una delle tante nipoti, Maria eh, Chiara, che è figlia di Giovanni Battista e che è liceale all'ultimo anno di Prati, volontaria anche della Scuola per Migranti Penny Whirton e allieva di Pier Giorgio e anche catalogatrice della sua biblioteca. Una bella impresa. Grazie Maria Chiara di questo mh, ruolo che hai voluto appunto accogliere, di parlare anche a nome della famiglia. Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per essere presente a questo evento e grazie anche a Paolo che mi ha invitato a dire due parole. Um, per me, innanzitutto, Pier Giorgio era uno zio e quindi il mio intervento si baserà soprattutto su piccoli momenti, piccoli ricordi, vissuti in ambito familiare. Come anche ho raccontato nel libro, um, la scorsa estate ho cominciato a catalogare libri per lo zio e ad andare a lezioni di filosofia da lui. Di solito arrivavo nel pomeriggio, lo aspettavo nello studio e lui si metteva davanti a me e incominciava a spiegare. Era sempre molto pignolo, sempre molto attento e negli ultimi tempi stavamo affrontando Parmenide e non andava mai avanti se non era sicuro che avessi capito tutto, per questo mi faceva un mucchio di domande. Um, era sempre molto preciso e ordinato anche come dovevo essere io quando poi sistemavo i suoi libri, di cui aveva molta cura. Um, fino a ottobre, esattamente un anno fa, purtroppo abbiamo dovuto interrompere le lezioni perché io sono finita in quarantena e non sapevo che non l'avrei più rivisto. Certo, tutti conoscevamo che, che la sua salute era appesa a un filo, insomma, però, però ci aveva abituato ad affrontare e a superare così tante difficoltà che, che forse nella quotidianità tendevo un po' a dimenticarmi quanto veramente la sua condizione fosse grave. Però... Anche se eh, appunto non l'ho più rivisto dopo quell'ultima lezione. Mentre ero in quarantena mi scriveva quasi ogni giorno per sapere come stavo, cosa facevo. Era, era sempre molto gentile, sempre molto disponibile nei miei confronti. Um, ripensando appunto al passato mi è venuto in mente quando eh, a 11 anni avevo scritto un articolo di cronaca. Perché appunto avevo assistito a un fatto e senza particolari aspettative gliel'avevo mandato. Invece lui, con, con mia grande sorpresa, si era rivelato subito entusiasta, mi aveva aiutato a sistemare alcune, alcune parti e il giorno dopo l'articolo era stato pubblicato sul Trentino. Diciamo che lui aveva sempre questo atteggiamento con me, mi spronava a fare cose nuove, era sempre molto incoraggiante e quando avevo bisogno di aiuto o se gli chiedevo qualcosa riusciva sempre a trovare il tempo per me, nonostante i suoi numerosissimi impegni. E, um, penso che una cosa che ci accomunava fosse la passione per, per la scrittura insieme anche alla passione per la musica. Uh, ho ritrovato un libro che mi aveva regalato a mio compleanno, Marco Valdo, e sul libro mi aveva lasciato una dedica che diceva a Maria Chiara, nel giorno del suo undicesimo compleanno, perché crescano il suo amore per la lettura, la sua capacità di scrittura e il piacere di ascoltare musica e suonare l'arpa. Infatti, insieme al libro mi aveva lasciato anche una chiavetta con alcuni brani musicali. E, um, negli ultimi tempi aveva cominciato anche a portarmi ad alcuni incontri politici perché diceva di voler formare la mia coscienza politica. E um, ricordo che quando, quando l'anno scorso sono andata alla presentazione dei candidati di futura, il giorno dopo mi ha detto che mi aveva visto che ero venuta e lo avevo applaudito, e che ero proprio la sua fan numero uno. E, per quanto riguarda l'aspetto della, della malattia, devo dire che avendolo visto in carrozzina, io fin da quando sono nata, per me per molto tempo è stata una, una normale parte di lui. Soltanto quando nel 2015 è stato molto male e ha passato parecchio tempo in ospedale, mi sono resa conto di quanto veramente la sua vita fosse appesa a un filo. Ricordo che appunto mentre era in ospedale sono andata dai miei genitori e ho detto a loro, mamma, papà, dita ai medici che non voglio che lo zio muoia. E, e poi quando continuava a peggiorare um, ho chiesto a mia mamma, mamma ma perché non guarisce? Però appunto anche in mezzo a tutti questi ricordi dolorosi di momenti bui, um, mi è venuto in mente che quando sono andata a trovare lo zio in ospedale e mi sono avvicinata al suo letto e pensando che potesse essere un, una delle ultime volte in cui appunto l'avrei um, visto, gli ho detto ti voglio bene zio e, e anche se appunto fosse appena sfuggito a... Spelo dalla morte uh, e facesse molta fatica a, a parlare, um, è riuscito a dirmi ciao e si è sforzato appunto per, per comunicare con me. E, e quindi, appunto, questo suo tentativo di, di salutarmi comunque ha uh, fatto sì che, che questo ricordo mi rimanesse impresso appunto ancora oggi. Um, in quel periodo che ha passato in ospedale gli mandavo delle lettere top secret, in cui in realtà chiedevo semplicemente come stava e gli proponevo delle, delle letture per passare il tempo. Non so se avesse veramente le forze per leggere in quel periodo, però mi ringraziava comunque. Um, di lui mi piacevano molto l'ironia, la determinazione, il carattere. Nonostante, nonostante portasse una maschera, era sempre diretto, sempre schietto, autentico con, con le persone che aveva intorno e anche con me. Um, per me è stato un maestro secondo moltissimi punti di vista, sia appunto la filosofia, la politica, la letteratura, ma, ma anche penso proprio per, per la vita. Um, ricordo che quando mio papà uh, l'anno scorso è venuto, è venuto a svegliarmi per dire che doveva correre dai miei nonni perché appunto lo zio stava male, uh, la prima cosa che ho pensato è stata non ora. Non ora perché mh, pensavo che fosse presto, troppo presto, che avesse ancora un sacco di cose da dirmi, un sacco di cose da insegnarmi e, e che ci fossero moltissimi aspetti e lati di lui che, che ancora non conoscevo. E Invece purtroppo era, era il momento. Però d'altronde un'altra un cosa che credo di aver imparato da lui è che ci sono alcune cose che non possiamo cambiare e possiamo soltanto accettare. Però è, è anche vero che, come diceva, non esistono soltanto il dolore e la malattia. e Infatti, un'altra cosa che mi ha insegnato è che, appunto, per tutte quelle cose per cui non possiamo fare nulla, ce ne sono altrettante, altrettante scelte e decisioni che dipendono soltanto da noi. Ah, ad esempio, io vedevo che lui, pur, pur essendo apparentemente immobile, era sempre, era sempre pieno di vita, sempre circondato da, da persone anche molto diverse fra loro e impegnato in mille cose, sempre, sempre vivace in movimento come anche diceva la scritta nel timbro che applicavo su tutti i suoi libri, Cinema Tuteller. Um, è, è anche per questo che uh, quando un po' di tempo fa sono andata al cimitero ho pensato di lasciare una pianta con dei fiori bianchi sulla sua tomba, perché il bianco mi ricordava la vita e quindi la sua vita così, così piena e vissuta fino, fino all'ultimo momento e anche perché in un certo senso per me lui, lui ancora sopravvive. Um, mi sono ritrovata in quello che ha scritto Paolo nel libro sul, sul fatto di non voler usare la parola morte per, per definire la sua scomparsa, perché penso che fin quando, fin quando lui continuerà a parlarci, anche se ovviamente in modo diverso rispetto a prima, e noi continueremo a parlare di lui e a ricordarlo, non si potrà mai dire che sia davvero morto. Um, per concludere vorrei ringraziare proprio Paolo, anche, anche a nome della mia famiglia, per perché spero che il suo libro possa appunto riportare in vita le parole di mio zio e anche, e anche magari farlo conoscere a chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo o a chi come me ha conosciuto solo alcuni aspetti della, della sua vita infatti anche io stessa leggendo il libro ho scoperto molte cose nuove su di lui e mh, sì, spero proprio che questo libro possa, possa dare l'opportunità a Pier Giorgio di continuare a parlare e a donarci qualcosa grazie per l'attenzione Grazie a Maria Chiara che ha dato voce anche agli altri nipoti e anche alla famiglia più allargata, i numerosi assistenti che Pier Giorgio ha avuto, qui ne vediamo alcuni e sono nominati anche nel libro. Bene, allora Pier Giorgio Animale politico. Abbiamo qui la voce di chi è stata sua eh, vice in futura Claudia eh, Merighi milanese e roveretana, anche appassionata con il virus della eh, politica e siamo contenti di avere questa testimonianza eh, diretta. Ricordo che lei è anche presidente di Laici Trentini. Buongiorno a tutti e a tutti, eh, ringrazio anch'io della numerosa presenza e eh, non vi nascondo la, la, mia, la mia emozione. Eh, questa mattina ho provato eh, a fare una cosa che Paolo ha fatto e che invidio, andare a recuperare i messaggi nelle chat con, con Pier Giorgio. Io devo essere sincera. Uh, da, quando, uh, da quando Pierre insomma, non, uh, non è più con noi fisicamente non, uh, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta neanche questa mattina. Uh, però ho ben chiaro uh, tutto il trascorso uh, che abbiamo vissuto. Sono stati anni brevi perché Futura è una creatura giovane. Eh, come era giovane Pier Giorgio e come è giovane la stragrande maggioranza della, degli iscritti e delle iscritte alla, alla nostra associazione ma è stato un percorso intensissimo eh, io faccio politica da sempre mi viene da dire, è vero, è un virus eh, è il concetto di malattia positiva eh, di quella malattia che non, che non fa male eh, perché c'è l'impegno e c'è la passione eh, però tutti gli anni in cui ho fatto politica non hanno avuto l'intensità, la velocità, eh, la passione, l'impegno che ho vissuto eh, in futura e con Pier Giorgio Paolo nel suo libro scrive la politica non è un pranzo di gala, i guanti bianchi sono inidonei la politica è sudore, sangue e perdonatemi, cito è tanta, tantissima merda sì, però la politica è bella. È quel contesto che ha creato un incontro straordinario, se mi permettete il termine. Eh, io Pierre l'ho conosciuto non incontrandolo nel famoso 2003, quando io, giovane 24enne, eh, ho deciso di, di candidarmi eh, alle provinciali. E in realtà nella stessa lista avrebbe dovuto esserci Pier Giorgio Cattani con me a fare quell'avventura. Non ci fu e la scelta allora era quella di lasciare quei due spazi vuoti. L'altro che doveva candidarsi e che non si candidò era Casanova. E mi piace pensare che quello spazio vuoto dopo anni si è riempito e quell'avventura che avremmo dovuto fare nel 2003. Comunque ci siamo tenuti e ci siamo guadagnati il tempo per poterla fare più avanti. E questo è un regalo che solo la politica ci ha fatto eh, e che ci ha permesso di fare. Per cui sì, è vero, è stata sudora, è stato impegno, è stata fatica. Eh, con Pier Giorgio molto spesso ci scambiavamo messaggi in cui io gli dicevo, Pier, ti prego, lascia andare. Eh, non ti incaponire, non sprecare energie, solo che in realtà non era uno spreco di energie, era l'utilizzo di un'energia instancabile e infinita nei confronti dell'attenzione verso le altre persone con cui stava facendo la stessa avventura. E questo secondo me è il punto focale della, della vita di Pier Giorgio Cattani, del suo pensiero, del suo esserci. Eh, quando mi hanno chiesto, le prime parole eh, dopo l'8 di novembre mi è venuto proprio il pensiero di dire Pier Giorgio con l'attenzione a volte maniacale che aveva nel cercare il racconto degli altri, della vita degli altri, è come se quelle vite le volesse vivere e in parte le avesse vissute. E questo è il, secondo me, anche... Il punto nodale della nascita di una forza come, come futura. In un momento di scoramento, in un momento di grande preoccupazione, che mh, da bravissimo eh, giornalista qual è Paolo, descrive pienamente nel libro, eh, un'anima come quella di Pier Giorgio eh, ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo. E l'incontro è stato fatto da persone libere, e questo ci tengo a dirlo, eravamo. E siamo persone libere che oltre alla politica facciamo altro, per cui è veramente solo condita da, dalla passione e dall'entusiasmo. Eh, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo ha detto: Qualcosa noi lo dobbiamo fare, dobbiamo essere protagonisti nel nostro tempo, non può andare così. E quindi eh, ci siamo ritrovati nel Salotto Cattani, che è, era uno spazio piccolo se vogliamo era il luogo più grande di una piazza. Io ne ho fatte di manifestazioni, di piazze ne ho vissute veramente tantissime. Si sarebbe anche divertito Pier Giorgio a viverle, ma di fatto quel salotto Cattani è diventato veramente la piazza più grande che ci fosse, perché ha veramente eh, fatto incontrare, ci siamo seduti, ci siamo incontrati con persone che veramente eh, arrivavano da esperienze, storie, luoghi diversi, lontanissimi, e io e Pier Giorgio eravamo assolutamente i degni rappresentanti di, questo, eh, di questa descrizione che ho appena fatto. Lui cristiano, preferisco chiamarlo così, come lui chiedeva di essere chiamato, piuttosto che cattolico, profondamente credente. Io, presidente dei laici, eh, non credente. In realtà però mai come nelle sue parole, nei suoi scritti, sui, eh, sui suoi articoli del Trentino, ho trovato eh, un afflato di laicità mai come nelle parole del cristianissimo Pier Giorgio Cattani. Mi ha regalato veramente eh, righe, pensieri, approfondimenti, riflessioni, domande che eh, sono le domande che eh, vivo tutti i giorni da, da non credente e da laica. Questo è eh, il grande regalo di una grande persona che ha sempre riflettuto e si è sempre domandato prima di tutto come stesse l'altra persona e questa è la base del, del pensiero di chi fa politica con passione e di chi ha fede nell'altro nell'essere umano e questo ha il tratto distintivo che noi che siamo rimasti che abbiamo questo grande fardello questa grande responsabilità ma anche questo grande onore di far crescere e mantenere vivo sia il suo ricordo ma anche l'associazione che lui ha fondato è per noi il, il punto nodale e fondamentale Pier Giorgio nel, nel suo scritto, nel suo testamento, ha detto: mh, Sicuramente qualcuno eh, mi ricorderà e sicuramente mancherò a qualcuno. A noi manca molto, eh, ma anche nella nostra nuova casa che abbiamo appena aperto in via San Giovanni, lui c'è, è presente, ma è presente soprattutto nei ragazzi e nelle ragazze che stanno. Um, vivendo l'esperienza dell'amministrazione dell difficile nei comuni, abbiamo il gruppo consigliere più giovane, abbiamo un presidente che è giovanissimo eh, e a cui Pier Giorgio voleva veramente molto bene e di fatto aveva già scelto come suo, come suo successore. Questo è, è il suo testamento laico, il suo testamento politico che noi nel nostro piccolo eh, porteremo avanti. Quindi sì, ci manchi, Pier, eh, ci manchi tanto, e tra l'altro, ti saresti divertito un sacco a vedermi in questo contesto <ride> con davanti, con tutto il rispetto, l'arcivesco, ti saresti forse divertito di più a vedermi sul pulpito della chiesa il giorno del tuo funerale. Però, insomma, diciamo che. <ride> Eh, questo momento sicuramente per te sarà un momento eh, di, di divertimento. Spero di non, averti, di non averti deluso. Sicuramente ti ho voluto bene, sicuramente la tua Sandra ricorda con grandissimo, con grandissimo eh, cuore ed emozione il suo Raimondo perché il nostro rapporto era così. Grazie. Grazie molte anche a Cla, come abbiamo imparato dal libro. E Passiamo adesso al Pier Giorgio, scrittore, ben sei titoli, eh, lo diciamo per chi ci ascolta da lontano, e poi anche giornalista, collaborazioni con varie testate. Doveva essere qui Luca Pianesi oggi per un eh, problema di salute del, del bambino di stagione, non può essere presente, lo ringraziamo comunque, speriamo di averlo in un'altra occasione. E allora abbiamo Francesco Ghia, che è direttore della rivista In Margine, con cui Pier Giorgio ha collaborato da vicino, come con l'associazione Oscar Romero. Grazie Francesco. Grazie, grazie, eh, al... grazie a voi tutte e tutti per essere qui, come appunto, insomma, io eh, sono in sostituzione, eh, ma... Eh, Beh, faccio sempre, cito sempre la battuta del Teofilo Folengo in questi casi, insomma, no? del, nel suo latino maccheronico, ubi deficiunt equitro tantaselli, no? dove mancano i cavalli e trottano gli asinelli, peraltro, mh, essendo io eh, avendo un papà di asti e una mamma di alba, ad asti si corre il paglio dei cavalli, ad asti il paglio degli asini, direi che. Eh, la sintesi è, è, è perfetta no? da questo punto di vista. Ehm, beh, due parole sul libro, poi eh, che, eh, che ci tengo a dire, e, e, e poi due parole in particolare eh, sul, mh, su, sul grande contributo che Pier Giorgio ha dato eh, anche dal punto di vista editoriale. Mh? Eh, sia alla Casa Editrice Il Margine, sia alla rivista Il Margine e, e, e all'Associazione Culturale Oscar Romero, di cui è stato anche presidente, insomma e Oscar Romero è stato anche uno dei suoi autori, eh, uno dei suoi eh, nome tutelari, insomma anche penso al libro che, aveva, che eh, lui ha curato per la Casa Editrice Il Margine, Romero Santo dei Poveri, eh, mh, che eh, raccoglie appunto testimonianze nel corso... Degli anni apparsi proprio sulla rivista Al margine, dedicate a Oscar Romero. Eh, beh, dicevo due parole sul libro, perché questo libro, che è un libro che consiglio a tutte e a tutti di leggere, eh, è un libro che, eh, leggendo che eh, si inserisce in un genere letterario piuttosto particolare, lo è già stato detto. È già stato detto anche che eh, un libro del genere in questo modo poteva scriverlo solo Paolo Ghezzi, che eh, è ovvio può apparire una banalità perché eh, è qualcosa che si può dire di qualunque libro, ma nella fattispecie eh, poteva scriverlo solo Paolo Ghezzi perché tutti i libri eh, biografici, soprattutto oggi in cui... La vera malattia del secolo, la vera malattia du siècle, non è il Covid, hm? non è neanche il tumore, insomma entrambi li sconfiggeremo, poi arriverà qualcos'altro, no? però entrambi li sconfiggeremo, ma molto più difficile da sconfiggere come malattia del secolo è il narcisismo, hm? quello è molto più complesso da, da sconfiggere. Poi credo che io è un mondo che frequento poco, ma credo che chi frequenta il mondo della politica possa... Eh, dar, po possa su questo darmi, darmi pienamente ragione no? eh, nel dire quanto è radicato questo problema. Allora il narcisismo porta spesso in testi di questo genere a fare un'operazione di questo tipo, no? a, parlare del, a parlare del biografato eh, eh, per mettere però in rilievo il biografo. No? Ah sì, Pier Giorgio, io l'ho conosciuto bene e quindi giù a parlare di me, che ho conosciuto bene Pier Giorgio. No? Eh, Paolo ha la grande abilità in questo libro di eh, far incontrare due soggettività, quella di Pier Giorgio e la sua. Eh, senza cadere in quello che eh, Pascal avrebbe definito il Moi Sable, l'io detest detestabile o odioso. Cioè sempre lasciando l'io, la il, pr il, pr il pronome di prima persona, sullo sfondo. Alla fine, leggendo questo libro, è l'incontro tra due biografie, ma è l'incontro tra tante biografie, e quindi necessariamente è un libro che ha. Un andamento corale mh? Eh, che non significa necessariamente ehm, di una sinfonia sempre consonante, eh, perché poi, appunto, eh, anche se eh, appunto, Pier Giorgio amava moltissimo la musica, amava moltissimo la musica anche classica, diciamo eh, ottocentesca, beethoveniana, eccetera, ma credo amasse anche molto, in qualche modo, eh, le dissonanze che compaiono. All'interno anche della musica eh, apparentemente solo consonante. E quindi credo che questo sia un libro che ci insegna questo. No? È stato citato. La Alex Langer, Alexander Langer, ecco in parte devo dire mi ha ricordato un libro pubblicato dal margine su Alexan Alex, Langer, di cui Paolo Ghezzi è stato uno dei grandi patrocinatori, ma anche Pier Giorgio. Cioè eh, il libro scritto da Florian Rombichler su Alex Langer, un eh, ABC, mh? un abbecedario: insomma, no? il genere letterario dell'abbecedario, tra l'altro, molto amato anche. Da, da Paolo, no? che ci cioè, ha eh, eh, anche insegnato a leggere con questo metodo anche la storia dei giovani della, della Rosa Bianca, della Weise Rose. Mm? Eh, per, per ricordare l'attività editoriale di eh, Pier Giorgio. Eh, mi piace pensare a quello che è il libro. Il, il primo libro che io ho letto di lui, e il libro con cui, eh, con cui molti di noi lo hanno conosciuto, cioè il testo che era nato dalla sua tesi di laurea su Paolo De Benedetti. Mm? Eh, Dio sulle labbra dell'uomo, Paolo De Benedetti, e la domanda incessante, forse non è un caso, anzi credo non sia proprio un caso che proprio il tema della domanda incessante, del domandare incessante, sia l'ultima parola con cui si chiude il libro di Paolo Ghezzi. No? Ebbene, quel libro aveva, ha, eh, per chi lo trova ancora, ha una copertina che, cioè è un libro bellissimo, ma la, coperti, la copertina è straordinaria, come è anche straordinaria del resto la copertina del libro di Paolo Ghezzi, no? perché in fondo le copertine sono, sono importanti, insomma, perché ci danno la prima ehm, idea di che cos'è un libro. Ebbene, qui il libro che Pier Giorgio ha scritto su Paolo De Benedetti mostra una foto. Non so se fosse stata fatta proprio da Pier Giorgio, insomma, credo che eh, venga da una lezione che eh, eh, Paolo De Benedetti teneva all'Istituto di Scienze Religiose qui a Trento. Si vede Paolo De Benedetti di lato, con lo sguardo assorto in avanti, e che indica con eh, le due dita dietro di sé eh, una lavagna sulla quale ci sono scritte alcune parole. Se non ricordo male. La parola che indica è la parola et. Mm? Allora, ne, adesso lo dico con timore e tremore perché nel libro ho scoperto anche, cosa che non sapevo, che Paolo Ghezzi, tra le altre cose, è anche un esperto di ebraico biblico. Mm, no, e eh, eh, quindi comunque studioso di ebraico, di ebraico biblico. No. Eh, allora, e eh, quindi lo dico con timore, eh? però se non sbaglio, poi ovviamente mi correggerai se sbaglio, la parola et è una parola molto importante, di difficile traduzione ehm, nel contesto dell'ebraico biblico, che, te, che possiamo tradurre indicativamente con il termine tempo, che compare eh, in maniera diffusa nel, in quella grandiosa dossografia del tempo, che è il capitolo terzo del libro del Coelet, che è tutto martellato no? Dalla, eh, ehm, da questa sequenza: c'è un tempo per, no? eh, dico è difficile da tradurre come, come tempo, perché qui è il tempo come ora, come, eh, come momento opportuno. no? In greco, lo tradur, in greco, almeno la tradu, i, i, i 70 hanno tradotto quel let con il termine kairos, no? il momento giusto per, il tempo giusto per, no? che è anche il tempo politico, no? cioè, è, 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 è il, il, la politica è, ha come tempo let, il kairos. Mi piace molto l'idea, e credo sia molto significativo, no? che... Il, eh, il primo libro co pubblicato con, cioè, eh, che, con il margine di Pier Giorgio sia proprio in, nel nome di Paolo De Benedetti che ci indica la dimensione del tempo, del tempo come momento opportuno, di un tempo che non si declina né al eh, presente né al passato. Eh, e neanche solo al futuro, ma che si declina nella combinazione di questi, di queste, di questi spazi, del, del, passa del, del passato, del presente e del futuro. No? Si citava il libro di Giobbe, no? certo. No? Ci soffermiamo sempre sulla conclusione del libro di Giobbe. Eh, la cosa più straordinaria del libro di Giobbe, certo, è il fatto che non c'è un happy end. Ma, ma comincia, è vero poi che uno dice il, il prologo è stato scritto probabilmente dopo, insomma, cioè, ma comincia come cominciano le favole, no? C'era una volta nella Terra di Us un, un uomo chiamato Giobbe, cioè in esattamente inizia come iniziano, come iniziano le favole che ci raccontavano da bambini. No? C'era una volta. No? Eh, cioè, inizia con il tempo all'imperfetto qualcosa che chiede al, al, all'ascoltatore al lettore di essere completato de te, favola fabula narrato la, 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 fav, la favola la, la storia racconta di te no? eh, che è quello che eh, in fondo poi Pier Giorgio ha sempre, fatto, ha sempre fatto nella sua attività anche editoriale e di scrittore in questo senso non è un caso ehm, che il eh, ul suo ultimo progetto editoriale, mm, che non si è realizzato, insomma, mm, eh, di cui abbiamo solo quella che avrebbe dovuto essere l'introduzione, mm, l'abbiamo pubblicato sul margine, eh, sul numero 9 del, eh, del 2020, mm, eh, è un testo che eh, lui eh, aveva consegnato esattamente un anno fa. Mm. Eh, proprio un anno fa di questi giorni, hm? ed era l'introduzione ad un libro, ad una serie di articoli sui sepolcri di Foscolo. Hm? Eh, scelta abbastanza bizzarra, come lui stesso ci disse, quella di, di scegliere come interlocutore eh, Foscolo, eh, i sepolcri, una rilettura dei sepolcri. Con eh, un titolo che un titolo della rubrica che doveva suonare così, con Soavi Cure, mh? e il sottotitolo eh, doveva poi essere, eh, sì, adesso poi non eh, doveva poi essere, ve lo dico con esattezza, mh? E se lo riesco a recuperare. Mh? Eh, Uh, non lo trovo, ma comunque non ha importanza Doveva trattare andremo, a leggere, argomenti. andremo a leggere in margine la così condizione così. umana e la morte il legame tra gli uomini con la natura oltre la fine, la necessità di lasciare per laici creden o credenti un'eredità di affetti la morte e i cimiteri dimenticati dalla città, la sepoltura come inizio della civiltà e il cimitero giardino la morte e la politica oltre l'oblio, l'arte e la memoria questo era il il programma eh, di cui eh, appunto non abbiamo avuto se non eh, l'introduzione. Eh, il titolo mi piace molto questo Soavi Cure, e chiudo con questo: hm? perché c'è il tema della cura, hm? ma c'è anche il tema della soavità, hm? eh, questa idea eh, della, di una dolcezza non, non sdolcinata, di una memoria che non è oblio, eh, che si oppone all'oblio e che però al tempo stesso anche attenua no? eh, con eh, la malinconia del tempo eh, le asprezze eh, della vita. No? Eh, a me questo tema della suavità ha sempre fatto pensare, mh, già nel momento in cui è stato proposto, forse per il periodo in cui era proposto, che erano i giorni come questi, insomma, no? è stato citato Sasha. No? Ebbene, se voi prendete il testo di Sasha su, eh, sul caso Majorana, c'è un passaggio straordinario la, verso la fine di quel libro Inchiesta, in cui Sasha arriva eh, in un convento di Certosini, eh, al cimitero del convento dei Certosini e praticamente anche se poi non, non svela ha risolto l'enigma majorana no? e eh, vedendo quelle tombe scarne infitte nel terreno quelle tombe di pietra gli sovvengono le parole della tempesta di, Scha di Shakespeare mm? la turpe cospirazione del bestiale calibal contro la vita mi è passata di mente. Mm? Ecco, io penso che in qualche modo l'idea della soavità, delle soavi cure e quindi forse anche la necessità di riprendere in mano i sepolcri di Foscolo, come appunto Pier Giorgio ci insegnava e voleva eh, illustrarci, e che poi non, ha, non, non siamo riusciti ad averlo completato, ma credo che quel desiderio di riprendere in mano i sepolcri di Fosco lo stesse sotto la cifra, in parte, anche di questa eh, di questa antica frase della Tempesta di Shakespeare: eh, La cospirazione contro la vita ci è passata di mente. Grazie. Grazie Francesco, anche di questo opportuno richiamo ai giorni che stiamo per vivere. Allora, Dulcis in fundo, l'autore Paolo Ghezzi, per chi ci ascolta da lontano, diciamo che è stato direttore dell'Adige per otto anni, una lunga carriera di giornalista cominciata proprio da Vita Trentina e speriamo che eh, ci torni questo riavvicinamento sia ancora più eh, stretto. Ha scritto vari libri, biografo di Sophie Scholl, Esegeta di eh, De André e poi con la moglie Emanuela il libro Filolò eh, Rema nell'Aria, che per me è anche il più riuscito. Grazie Paolo. Grazie. Di solito l'autore che parla in fondo eh, comincia con dei ringraziamenti e siccome non voglio fare effetti speciali comincio con i ringraziamenti anch'io. E, e comincio guardando questa sala, poi arriverò ai ringraziamenti agli straordinari interventi che mi hanno preceduto. E comincio naturalmente con la mamma Monica e col papà Raffaello. Senza di loro Pier Giorgio non sarebbe vissuto, sarebbe nato. E io nel libro mi sono permesso di intitolare, questo come è stato notato è un libro in cui la parola io c'è inevitabilmente perché ho avuto qualche ruolo anche nell'avventura di Pier Giorgio, ma ma non è in primissimo piano, c'è molto noi, c'è molto loro e io ho fatto anche parlare, poi ringrazierò, persone vicine a Pier Giorgio, proprio perché non mi ritenevo depositario dell'intera verità su Pier Giorgio, che come ho detto anche in qualche intervista prima alle tv meriterebbe altri libri, altri approfondimenti, sicuramente tesi di laurea, catalogazione del del suo immenso patrimonio di parole che ci ha lasciato. E adesso con l'emozione ho perso il filo, ma volevo dire che ho, eh, mi sono permesso di intitolare il, i loro capitoli che non hanno visto prima, quindi si sono fidati, e spero che sia andata più o meno bene. Eh, il capitolo in cui parla mamma Monica, la donna della sua vita. Eh, io credo che... Senza mamma Monica Pier Giorgio non sarebbe stato Pier Giorgio, nel senso che lei è stata veramente non solo madre, ma, eh, per usare un termine, visto che sono state evocate in cicliche, c'è il vescovo, mater et magistra, è stata anche la sua maestra a scuola, quindi, eh, come dire, veramente doppiamente madre e maestra, ma, ma anche Raffaello, Pier Giorgio era così attento agli altri. Giustissimo quello che ha detto anche Claudia prima, alle vite degli altri. Eh, un po' le spiava. Eh, sapete che c'è un bellissimo film Le vite degli altri no? in cui c'è uno spione della DDR che è chiamato dal Partito Comunista della DDR a eh, come dire, ascoltare eh, intellettuali che erano un pochino diciamo in odore di eresia e quindi ascolta le vite degli altri, quindi anche entra nell'intimità degli altri, nella vita anche sessuale degli altri, personale degli altri. Pier Giorgio un pochino era così, nel senso gli piaceva spiare dentro le vite degli altri, spiare in senso buono naturalmente, per, vo per voler bene alle vite degli altri, non per denunciare gli altri come lo spione. E dicevo, una delle sue attenzioni è... Tutti quelli che sono qui che hanno scambiato anche una sola mail con lui possono, credo, testimoniarlo. Era proprio l'attenzione all'altro. Si ricordava dove era quella persona in quel momento, quindi sei stanco, sei tornata, ehm, come va, come è andata. Eh, avevo avuto un problema con i tubi del gas, mi avevano scavato il giardino e, e lui mi chiedeva, fra un riferimento alla Bibbia e uno a Futura, come è andata con i tubi del gas e so che si interessava anche della caldaia di Via Bulgara 8, vero? Ecco, cioè aveva degli aspetti pratici straordinari, da nones, se poteria dire, no? Ma volevo arrivare al papà Raffaello, perché la sua delicatezza è stata, per esempio, quella, ho scoperto, mi ha scritto, l'ho ricordato anche nel libro, credo, adesso non mi ricordo neanche cosa ho messo dentro, cosa ho lasciato fuori, cioè, è vero? Ho scoperto che abbiamo un'altra cosa in comune, dico, cos'è? Entrambi i nostri papà hanno nomi di grandi pittori. Così. Il mio si chiamava Rubens e io farei un applauso a Raffaello che è qui. E lui si chiamava Raffaello. Due, due grandissimi pittori. Io amo moltissimo Rubens che è più carnale e tormentato, ma ovviamente Raffaello è meraviglioso. Quindi insomma avevamo anche questo in comune. E poi quindi continuo il ringraziamento perché li vedo vicini, Maria Rita, questi doppi nomi, un giorno ce lo spiegheranno i genitori, no? Giovanni Battista, Maria Rita, Pier Giorgio, però quelli tutta qua. Però insomma il, il doppio nome è come se ci volessero sempre due santi, due angeli, due riferimenti. E, e Maria Rita e Giovanni Battista ci hanno, e Maria Chiara poi ha continuato. Che, ci hanno, che mi hanno dato anche degli spunti molto belli, perché io ovviamente non, non potevo conoscere, io ho conosciuto Pier Giorgio quando aveva poco più di vent'anni, quindi mi mancava ovviamente tutta la parte dell'infanzia e dell'adolescenza. A questo punto ricordo anche, ma guardo anche l'indice perché altrimenti me li dimentico, i compagni di scuola di Pier Giorgio che mi hanno aiutato, Nicola dalla Torre per quanto riguarda... La stagione dell'arcivescovile, è un libro pieno di sorprese. Se qualcuno vorrà leggerlo, c'è anche qualche piccola critica oltre che a vita trentina, anche all'arcivescovile. Pensate, e lo, lo presentiamo al Vigiliano, col vescovo, mm. una meraviglia. Diciamo che Rufi mi può confermare che a Roma succederebbe con un po' più di difficoltà questa cosa qua. Siamo un po' più liberi forse perché avevamo il Principato Vescovile. Poi l'impero asburgico. Dai, siamo un po' più liberi. No, dicevo Nicola Dalla Torre per il liceo, Alessio Zanghellini, anche se è un compagno che sbaglia, perché è dell'UPT, quindi capite, sono. Alessio Zanghellini per le elementari, però sono alleati anche quelli. Dai. Eh, Daniel, che, Daniel che con Alfa sono stati, ma voglio ricordare anche Isham. Negli anni precedenti Daniele e Alfa sono stati quelli dell'ultimo periodo, e assistenti, braccia, bracci, come si dice? Braccio destro e anche braccio sinistro, sì, braccia, quindi entrambe le braccia del cinema 2Celler e, e Daniel che probabilmente potrebbe fare a gara con la mamma Monica sui segreti che custodisce di Pier Giorgio, non so chi ne abbia di più. Eh, che ha detto ok, sì ti mando un ricordo, mi ha fatto 13 righe proprio essenziali, cioè, si vede che i segreti <ride> restano, scherzo naturalmente, ringrazio anche lui, ma ringrazio altre persone invece dentro Futura che mi hanno dato i loro ricordi, ringrazio Flavia Frigotto, ringrazio Floriana Grieco, ringrazio Alessandra Giordani. E adesso ringrazio quelli di, di, di Vitrend, a cominciare da quello che io chiamo ancora, anche se è anacronistico, Simonello Artigianello, a cui vorrei tributare un applauso. Perché, perché ci sono state due pers tre persone che mi hanno. Fatto capire che quello che stavo scrivendo e partorendo poteva diventare un libro. E le tre persone sono state Emanuele Artini, Enrico Rufi e Simonello Artisanello, appunto. E quello che vi prendeva il, il Green Pass stamattina, perché se c'è una cosa che faceva in libreria e che fa ancora vita trentina è il tutto fare. E quindi. E, Ringrazio ovviamente il direttore Diego Andreatta, ma ringrazio Marcello Predelli, editore di, di V-Trend, che, che ha creduto anche lui in questo progetto. Ringrazio le persone che ci hanno lavorato, a cominciare da Cristiano Kumer, già glorioso editor del FU Glorioso Margine, e Cristiano Christian Zuccatti, Christian Zuccatti, che ha il merito non solo di aver impaginato il libro, manche di aver scelto questa copertina che a me piace tantissimo perché mi ricorda E.T. E, e era un po' extraterrestre il Pier Giorgio perché quello che riusciva a fare era da extraterrestre. Su questo però abbiamo un pochino litigato, lo dico nel libro, perché lui scrive nella sua autobiografia mus musicale, ah no, prima ringrazio allora il correttore di bozze, Pier Paolo, non Pasolini, ma comai, e anche lui importante, spero di aver ricordato tutti, se no mi, mi, mi scuserete e dicevo Eti, io lo dico nel libro nel libro lui parlando dei suoi gusti musicali eh, è un capitolo a parte che è emerso grazie a un'amica, perché a me non l'aveva mandato era molto bello come Pier Giorgio differenziasse le comunicazioni, non erano indistinte cioè ognuno aveva la sua e come facesse lo sa solo Daniel e Alfa, lo, lo perché io non so come facessi in una giornata a fare 200 messaggi, 300 comunicazioni, non lo so, c'era qualcosa di soprannaturale, appunto di extraterrestre. Su ET devo dire che siamo in dissenso perché lui dice, e cita l'autorità di Materet Magistra Monica, a me piaceva incontrare, stiamo parlando di Spielberg, per chi ama il cinema, credo che non possa non amare Spielberg, anche se ci sono altri grandissimi registi. Ma Spielberg è il cinema per noi de della fine degli anni, insomma, del secolo scorso. E dicevo, lui cita Incontri Ravvicinati perché vi ricordate che in Incontri Ravvicinati, lo dico anche a beneficio dei più giovani, che non è Maria Chiara, tutti pensano: Ah, la più giovane è Maria Chiara. No! C'è addirittura da Parigi. Giacomo e da Aldeno, insomma, no, e un po' meno eroico, e Giovanni il mio cugino da dove? E da dove? Da Mattarello. Ah, ecco è il tuo cugino da Mattarello. Ok. Dicevo: lo dico a beneficio loro. Pier Giorgio, in questo capitolo musicale, ricorda: ta 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 ta, ve la ricordate la sequenza di note che è il modo con cui gli extraterrestri molto oblunghi allungati, comunicano. Con i, con i terrestri nel film appunto Close Encounters of the Third Kind incontri ravvicinati del terzo tipo in E.T. Ah, e Pier Giorgio scrive E.T. mia mamma lo considerava una roba un po' infantile ci era piaciuto di meno e lì ho detto qualche volta sbaglia anche Pier Giorgio e sbaglia anche Monica E.T. è uno straordinario film cristologico perché E.T. telefono casa si incarna, arriva sulla terra, diventa umano tanto che rischia di morire. L'amore di Elliot, il bambino, lo salva perché il cuore di Ti si sta spegnendo. E Elliot, il bambino umano, lo salva. Quindi c'è proprio l'incarnazione e poi shitt, torna in cielo. Quindi su questo abbiamo un grave dissenso con Pier Giorgio Cattani. Vabbè, e, allora io ringrazio e finisco. E finisco con ringraziare chi ha parlato prima di me. Beh, ringrazio anche questo signore che si chiama Andrea Bertotti, che eh, senza di lui non avremmo anche, neanche la documentazione di quello che abbiamo fatto in questi anni pazzi con Futura. Eh, mi piace che ci si, si, i due cugini si chiamino Giacomo e Giovanni, quindi siamo in pieno pieni atti degli apostoli. Proprio per fortuna Claudia, giustamente essendo laica, ha un nome romano pagano perché. E io l'ho paganizzata ulteriormente mettendo cla con la K, per cui è chiaro che è comunista e anche pagana? No? Vabbè, no, dicevo, eh, io, io credo che di aver fatto bene a, a, mettere, a mettere il presente con PG. Perché, perché io ci credo, forse perché ho una figlia un po', un po extraterrestre anche lei, a cui la sera ricordo. Un po' di nomi di persone che non ci sono fisicamente più, ma, ma ci sono in realtà perché nel nostro cuore ci sono. E anche lei, essendo un po' extraterrestre, parla al presente. Difatti, dice dov'è la nonna? E le nonne se ne sono andate ormai quattro anni fa, tutte e due. E, e parla al presente. Ecco, io adesso mi avventuro perché sono triste che Pier Giorgio non ci sia. Felice che ci siano così tanti amici suoi, no? quindi è un sentimento misto. Mi avventuro nel teologico, pur davanti alla massima autorità locale, e dico che per me questa è la comunione dei santi, cioè anche laicamente ricordare le persone al presente è una sorta di comunione dei santi, cioè chi c'è, chi non c'è, però ci sono. Dicevo, eh, credo di aver fatto bene a parlare al presente perché. Davvero Pier Giorgio continua a parlarci, ma non soltanto perché ha lasciato talmente tante parole che basta pescarle, ma proprio perché ha avuto appunto la soave cura per le vite degli altri. Cioè ognuno di noi ha ricevuto qualcosa da Pier Giorgio e non può dimenticarlo, assolutamente. E per cui finisco i ringraziamenti, mi pare bello che oltre al cugino di Ruffi da Mattarello, Lorenzo da Mattarello, oltre a Giovanni d'Aldeno, Giacomo da Parigi, Cristina anche da Parigi, via Aldeno però, quindi è un casino. E ci sono addirittura cinque amici di Pier Giorgio, di cui uno prete, quindi classica gita parrocchiale, da Chioggia, quindi anche nel Veneto il Cattane aveva sfondato. C'è il mio adorato Colombello, Giovanni Colombo di Milano, già Presidente della Rosa Bianca, quindi le parole che resistono vogliono anche dire proprio la resistenza umana. E, e probabilmente qualcuno dimentico, adesso guardo, ma eh, insomma ringrazio tutti quanti. In sala poi c'è qualcuno che credo prenderà anche la parola, ma voglio ringraziare assieme a Claudia e qui finisco con il ringraziamento al tavolo. Claudia ha trovato le parole giuste, anche se non è credente è intelligente. <ride> Ovviamente è una battuta, eh, forse perché è non credente è più intelligente. No, non è vero. Allora, eh, ringrazio Claudia, ma ringrazio al altri due compagni di lotta che, che Pier Giorgio ha amato molto e che sono... Io lo chiamo il suo successore perché Paolo Zanella si è trovato a. E qui dico una cosa, visto che Enrico è andato anche sulla, sulla politica, giustamente perché Pier Giorgio era anche un leader politico, quindi non si può ignorarlo e cauterizzarlo. E dico che Paolo si è trovato a fare una scelta grossa perché era già stato coinvolto in un'amministrazione comunale, questa scelta, eh, voglio dire la scelta di rimpiazzarmi una volta che Pier Giorgio non c'era più, eh, questa scel scelta l'ha pagata anche a livello di eh, diciamo bastonata politico-mediatica eh, e non dico altro. E, però lo ringrazio perché ha avuto il coraggio di, di fare questo salto io credo che in Consiglio Provinciale faccia una bellissima battaglia. Scrive Simone Casalini in una citazione con cui finirò fra due minuti il mio ringraziamento, della, della prefazione che è meravigliosa. Cioè il libro, dai, forse sette meno, ma la prefazione è otto più. Ehm, scrive che... suggerimento l'aveva avuto da qualcun altro, ma mi ricollego alla copertina, scusate per l'emozione finale, scrive che Pier Giorgio sarebbe stato uno Stephen Hawking in Consiglio Provinciale. E quella, quella, co, quella foto, quella, quella scelta di, è proprio Stephen Hawking, sapete, no? il grande uh, ast astronomo fisico, e, inchiodato anche lui no? su, una, su una carrozzina, ma anche lui sinemoto celler eh, però paolo zanella è il primo esponente eh, dichiarato e pubblico di una minoranza eh, la comunità lgbt che in questi giorni col ddl zan è molto d'attualità che è entrato in consiglio provinciale quindi in qualche modo anche il suo ingresso è stato un ingresso storico come sarebbe stato l'ingresso di Pier Giorgio. E naturalmente ringrazio Nicola Serra che è stato già evocato prima da Claudia. Ma finisco, allora finisco con Maria Chiara, eh, dicendo grazie a Ghia perché Dio forse esiste, ma Ghia esiste per fortuna che c'è. Eh, nel senso che ho sempre trovato la sua intelligenza, non so se è perché annaffiata dal, eh, dal Barolo, ma non è il Barolo dalle tue parti, è il, aiutami, il Dolcetto. Bar 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 Barbera Dolcetto. Bar Barbero e Dolcetto. Il Barolo va benissimo. Eh. Eh, sì, sì. <ride> 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 Comunque, Asti e Alba, grandi terre di tartuffi, di editoria, famiglia cristiana, giusto? Ehm... Um, Beh, insomma, un, un vero intellettuale dei nostri tempi, eh, grazie per quello che hai detto anche su, sulla malattia del secolo, il narcisismo. Sono perfettamente d'accordo. Allora, se non avessimo dei batteri di narcisismo dentro ognuno di noi, non scriveremmo i libri. Quindi, io non sto dicendo che sono il poverello di Assisi, sono narcisista anch'io. Eh, però diciamo che l'importante è mantenere il narcisismo sotto i livelli di guardia, è come il Covid, no? cioè, bisogna usare delle mascherine anche contro il narcisismo. Eh, no, grazie per quello che hai detto, perché se pensate è veramente straordinario che Pier Giorgio, che era un programmatore, no? mi, mi raccontavano Dani e l'Alfa, cioè, lui programmava gli impegni dell'anno dopo. L'agenda futura di Pier Giorgio era impressionante, l'agenda delle cose da fare. E, e quindi l'aver ricordato che lui voleva dedicare a un testo inattuale come i sepolcri di Foscolo, su questo anche su questo io non nascondo i dissensi. Lui voleva il culto anche delle tombe, io sono un po' più per la cremazione, ma Comunque al di là di quello, il fatto della memoria di chi non c'è più che resta presente con noi era una cosa che Pier Giorgio curava, quindi io spero che lui apprezzi questo nostro parlare oggi al presente. Quindi grazie Francesco. La compagna Claudia l'ho già ringraziata, eh, senza di lei futura non poteva dirsi una creatura plurale, nel senso che proprio lui credente, lei laica eh, che crede di non credere, sì esatto, che crede di non credere, che si illude di non credere. No. Vabbè, insomma, compagna Claudia, grazie. Beh, eh, ringrazio a questo punto Rufus. Eh, Pier Giorgio era tremendo perché ti diceva no, no, questa cosa la tengo solo per me, poi scopro che alla mamma lo diceva subito. Eh, e certe cose che diceva a me le diceva Rufo, e certe cose che diceva Rufo, insomma, aveva i suoi segreti bilaterali. Beh, credo che Enrico abbia trovato le parole giuste, tutte, il suo intervento sarà da rileggere, spero di leggerlo sul margine, perché in integrale, perché era di grande, di grande sapienza con quel Camus e quei leopardi che sono stati giustamente evocati insieme, insieme a Giobbe. Sì, adesso citerò la fine, però finisco di ringraziare. Ringrazio no ringrazio doppiamente Enrico perché Enrico, eh, come è stato ricordato, ha scritto un libro meraviglioso che si chiama L'Alleluia di Susanna, bello quasi quanto questo direi. A proposito di narcisismo, è un libro meraviglioso perché ha avuto il coraggio di scriverlo su una ragazza, la sua, la sua Susanna, che, che se n'è andata via. E siccome sia io che Pier Giorgio credevamo molto agli incroci spazio-temporali e alle coincidenze non, non casuali, oggi, secondo il martirologio di Bose che io seguo religiosamente, si potrebbe dire è Shushanik principessa georgiana che fu decapitata eh, decapitata o morì di stenti sapete che non me lo ricordo in questo momento Il mio, eh, la mia memoria mi, mi tradisce comunque insomma una martire della chiesa eh, georgiana shushanik che vuol dire susanna e susanna vuol dire giglio come i nostri due nomi in codice di me e di per giorgio noemi e ruth non l'ho scritto, è una delle tante cose che sono rimaste fuori, ma Ruth vuol dire amica e Noemi vuol dire um, dol dolcezza. Adesso veramente l'emozione mi sopraffà, quindi mi fermo. Volevo ringraziare Diego, Andreatte e quindi Vita Trentina, che ho già ringraziato perché il Vescovo poi mi ha, so, so che ha detto... beh, non, è stata mica una cosa così coraggiosa, beh credo che Rufo possa testimoniare che è stato coraggioso è pubblicare, <ride> pubblicare questo libro in cui si, si critica anche certe cose della Chiesa. E, e quindi ringrazio Diego anche per la bellissima presentazione che è stata fatta con Augusto Goio l'altro giorno e ringrazio Maria Chiara perché, ecco, secondo me... Avete sentito il perfetto eloquio di, eloquio di questa ragazza che non sembra che venga dalla via Bolghera, ha un, ha un eloquio da speaker televisiva, eh, non so se è perché sei stata in America, no, eh, allora, secondo me Maria, Chia Maria Chiara, e davvero sto concludendo, mi ha fatto due regali, primo di esserci oggi, di darmi delle righe per il libro, ma poi soprattutto di rivelarmi una cosa che non sapevo di Pier ma che era fondamentale, quel fantastico ex libris Cinemotu Celer, perché Cinemotu Celer è, è straordinario, cioè è proprio il suo, il suo vero autoritratto, è Cinemotu Celer, una persona che, che era sempre più immobile, ma era, è stato velocissimo fino alla fine, fino a quella mattina dell'ottono, velocissimo di testa fino al, e di idee, e di... Quindi è stato fondamentale. Quindi grazie, ma grazie anche e soprattutto perché secondo me rappresenta la nuova generazione, ed è bello che si chiami Cattani come lo zio, che ha questa grandissima responsabilità di essere anche loro che sono così mobili, però celer nella testa, intelligenza critica, non narcisistica, libera. Ecco. Finisco con Simone Casalini perché io non troverei parole migliori di quelle che ha scritto. Lo cito dal Corriere del Trentino di oggi che riassume la sua prefazione. Dopo avervi veramente ringraziato una per uno, ovviamente ho dimenticato qualcuno, ma so che interverrà dopo. Eh, Pierino Martinelli, Fondazione Fontana, nonché Unimondo. Unimondo, la testata diretta con passione a Pier Giorgio. Unimondo che avrà i diritti d'autore di questo libro perché è bello che quello che eventualmente avanzerà di questo libro serva per un'impresa che Pier Giorgio amava molto come, come un immondo. Quindi grazie anche a, a Pierino. E allora, col grazie a Casalini, io finisco con le parole di Casalini perché Ubi Casalini Ghezzi Cessat. Allora, Pier Giorgio Cattani è un intellettuale della soglia. Cioè lascia scorrere il pensiero nei punti di sutura e distacco delle direttrici che in una certa misura determinano l'esistenza. Non so se tale inclinazione sia espressione della sua condizione ossimoro, cioè fragilità forte, provvisorietà permanente. Attratto dalla sua enigmatica fisicità, o se piuttosto sia una, collo una collocazione morale e intellettuale perché è nell'imen, cioè sul confine tra laici e cattolici, tra politica e poesia, tra futuro e presente, sul confine tra vita e morte, tra credere e dubitare, tra sperare e disperare, queste sono aggiunte mie. Riprendo Casalini e finisco, è sul lime, nel lime, nel confine, che si costituiscono spesso i processi politici, sociali, culturali ed esistenziali. Sostando sulla sua lettera di commiato, qui colpo di genio di Casalini, scritta con un anticipo di tre anni, come reclama la grammatica futurista, emergono due considerazioni. La prima, la lucida visione del confine dove vita e non vita si sfiorano, si confondono, anche se captare il frame di questa danza, Cinemoto Cheller, è per pochi. Scriveva, scrive il nostro Pier Giorgio, adesso no, scrive a 41 anni, dopo aver vissuto quell'esperienza di confine fra vita e morte, ma ovviamente pensando di poter vivere ancora. Adesso no, è finita per davvero. Il mio corpo giace inerte, senza respiro, senza energia. I miei occhi si sono spenti tra poco diventerò polvere. Però appunto credo nella vita eterna, credo nella resurrezione dei morti, credo nella risurrezione della carne. La seconda ci riconduce all'insofferenza per la retorica. Quando essa diventa: Rituale sostituzione di immagini e concetti applicata al suo status di essere viaggiante e moriente. Noi tutti siamo morienti. Ogni giorno ci avviciniamo a quella soglia, a quel limen. Non a caso gli antichi dicevano immortali per distinguerci dagli dei, no? Quindi Pier Giorgio essere viaggiante e moriente sovradeterminato dalla malattia. E finisco con le sue parole perché sono le più belle non dite che ero una persona speciale lo era, era un extraterrestre adesso non commento più non dite che ero una persona speciale che nonostante tutto pensavo agli altri che ero impegnato nella società oppure che affrontavo con tenacia la malattia non sopporto le iperboli soprattutto negli elogi funebri che bello se parlaste di me come un uomo normale Certo, con un po' più di difficoltà in partenza. Questo era il suo umorismo, ma comunque minori, minori di quelle della stragrande maggioranza dell'umanità. Ecco il suo respiro, unimondo, il confronto con il pianeta. Sicuramente qualcuno sentirà la mia mancanza. Sicuramente Pier Giorgio. Grazie Paolo, grazie del, grazie del tuo libro, grazie della tua emozione grazie anche della devoluzione dei diritti d'autore. Non abbiamo previsto dibattito però abbiamo qualche piccolo intervento. Chiederei a Don Lauro, visto che ci ha fatto il piacere della sua presenza e che è stato anche un po' coinvolto, di dirci due parole. Claudia Merighi ha sottolineato come il salotto di Pier Giorgio diventava la piazza. A me piace immaginare che diventava la piazza perché Pier Giorgio ha frequentato quell'ebreo marginale che è Gesù di Nazareth e quell'umanità incredibile che è Gesù di Nazareth che appunto... Un'umanità, piazza, a cui può attingere credenti e non credenti. Quell'umanità marginale di Gesù di Nazareth, che dopo duemila anni sento continua a parlare e portare frutto, e che era la passione di Pier Giorgio, perché quell'umanità non ha scritto nulla, ma abitava le parole, cosa che diventa spesso difficile oggi trovare parole abitate. E su quella umanità marginale, su quelle parole abitate da Gesù di Nazareth, noi abbiamo la possibilità di scrivere una pagina nuova per l'esperienza credente, una pagina come spesso ripeto, che non ha i tratti del religioso, ma semplicemente di un percorso stupendo di umanizzazione che dà qualità e respiro alla vita, a credenti e non credenti. E a questo riguardo mi piace proprio pensare come la fede non è il luogo del punto esclamativo, ma della continua domanda. E Pier Giorgio è stato questo, una continua domanda, un uomo estremamente certo ed estremamente dubbioso, un uomo che frequentava alcuni punti esclamativi, ma molto più l'interrogativo e il punto di domanda. E questo è un altro auspicio che io faccio all'esperienza credente. Di frequentare il punto esclamativo che è questo marginale Gesù di Nazareth, l'ebreo marginale. Questo è il punto esclamativo, ma che non chiude le domande, le apre e le fa partire. E la fortuna anche per l'esperienza ecclesiale, al di là delle sue fatiche, delle sue defiance, che sono molte ieri e molte oggi, è che può sempre ripartire da questo ebreo marginale. Personalmente poi mi ha molto appassionato quella risposta che lui dà all'esperienza della risurrezione. Mi ha molto colpito perché personalmente, dopo la morte di mio padre a sei anni, per me la domanda sulla vita dopo la morte non è una domanda filosofica, ma è una domanda che mi porto da bambino e a cui trovo risposta in quel passaggio. Ci sarà. Chi verrà a prendermi e riscatterà questa vita ma mantenendo questa vita, non creando altro. E c'è una stupenda continuità tra questa vita e l'altra. Infine, anche per chi non crede, mi piace che non si sia usata la parola morte perché la presenza di tutti voi oggi qui dice che la morte è già vinta dalle lacrime e dal ricordo di chi vive. La morte fa danni immensi, l'ha scritto Pier Giorgio, è disperazione, è tremendo, ma l'amore è più forte della morte e su questo terreno, credenti e non, possiamo confessare che l'amore è comunque più forte della morte, perché resiste alla morte, come attesta questo nostro convenire. Grazie. Grazie Don Lauro, grazie molte. Chiamerei adesso Pierino Martinelli, che è stato datore di lavoro di Pier Giorgio, che era direttore di Unimondo, questa grande agenzia, questa grande realtà. Grazie anche da parte mia a tutte e a tutti eh, per essere qui e... Questo libro ha suscitato in me, in noi, sentimenti diversi. Il primo, un grande rammarico, un grande rammarico per, per non aver eh, più potuto fare quello che abbiamo fatto tutti i giorni eh, con Pier Giorgio per quasi nove anni: pensare, programmare, ragionare, cosa coprire, cosa no, come. Come far stare a suo agio eh, e come sviluppare anche professionalmente la redazione, eh, che ha visto passare molti giovani eh, giornalisti che poi hanno fatto, hanno fatto strada in modi molto diversi. Il ramarico di, in qualche maniera, la prima sensazione era stata quella di non, di, di non essere riusciti a preparare questo, questo passo, pur così eh, logico. No, dalle condizioni di Pier Giorgio ma poi accorgersi che lui l'aveva preparato perché la risposta che ha dato la redazione di Unimondo che lui ha diretto per quasi nove anni il giorno dopo a partire da Alessandro Graziadei e da tutti i giornalisti dimostrava che la scuola che aveva costruito lì dentro era pronta anche per questo anche se non lo sapeva il giorno dopo Unimondo ha reagito ed è andato avanti portando avanti le idee, la sensibilità di Pier Giorgio e di tutti gli altri come il giorno prima, quindi aveva preparato anche questo Pier Giorgio. Poi eh, ci fa vedere una, una figura di Pier Giorgio che è molto al di là di quella che conoscevamo, pur essendo stati nove anni a contatto, a contatto stretto. Eh, poliedrica, molto più ricca, molto più, più complessa. No? E, e questo è anche bello. E, e, e per chiudere, ecco, mh, questo nostro questo libro e questo nostro stare qui, queste parole che ho sentito e tutte quelle che ho sentito in altre occasioni, eh, mi fanno pensare che anche la riflessione che aveva portato avanti all'interno della Fondazione Fontana, che oltre ad Unimondo ha, ha altri progetti che si occupano di persone vulnerabili, era una riflessione che dalla vostra presenza e dalla presenza dei fatti e delle parole che ho sentito oggi eh, è, è, è porta ad una conclusione apparentemente paradossale che abbiamo cercato di, con Pier Giorgio di, di, di portare avanti per lungo tempo e che si è un po' cristallizzata all'interno di Niente sta scritto, il documentario che abbiamo eh, prodotto. Realizzato da, da Marco eh, Zuin, che, che è qui e che bene ha descritto ed è una testimonianza viva di quello che per Giorgio era e diceva. Ecco, una delle riflessioni, quella che più ci interroga ancora, è quella sulla vulnerabilità. Eh, scriviamo nel, nel libretto la relazione sincera con la persona vulnerabile insieme con il riconoscimento e l'accettazione della vulnerabilità di ognuno, anche la nostra, anche la propria, riesce paradossalmente ad indurre un processo di miglioramento individuale e comunitario. La vulnerabilità rimossa, reietta, nascosta, che non va bene al giorno d'oggi, come motore del miglioramento personale e comunitario. Abbiamo riflettuto molto su questo anche sul fatto che sembra paradossale che ci voglia la vulnerabilità per migliorare personalmente come comunità. Non abbiamo trovato una risposta, ma abbiamo fatto esperienza che è così. E la presenza dei fatti, la vita di Pier Giorgio e la vostra presenza, la nostra presenza qui, dimostra che questo è, stranamente, in maniera molto bella, proprio vero. Grazie. Applausi. Adesso abbiamo previsto anche un breve intervento di Paolo Zanella. Se gentilmente eh, ancora pochi minuti perché poi ci, ci salutiamo, facciamo anche il firmacopie per chi vuole naturalmente. Potremmo andare avanti forse ancora un'ora, ma è meglio che ci fermiamo. Prego. Sì, grazie. Io sarò veramente breve e solo un ricordo di Pier Giorgio, c'è cioè un ricordo del fatto che io lo conobbi, l'ho molt, no, conosciuto molto tardi rispetto ad altri, perché l'ho conosciuto con l'avventura di Futura, e quindi nel 2018, cioè lo conoscevo per quello che tutti noi leggevamo, insomma, eh, in particolare sul Trentino, nei suoi editoriali. E due persone profondamente diverse, no? anch'io come Claudia non credente, lui profondamente credente, io proveniente dal mondo dei movimenti per i diritti civili e quindi dalla piazza, lui persona intellettuale di alto profilo, e quindi insomma veramente una persona poi, eh, come ha ricordato qualcuno, in grado di eh, governare reti attraverso messaggi, attraverso chiamate. In maniera molto fitta, io tante volte, più misantropo addirittura, dire, che non è una buona dote per un politico, eh? però insomma, ognuno dopo fa i conti poi con la propria personalità, la sua molto in grado di tenere insieme. Allora io ho conosciuto una persona che è stata in grado di tenere insieme i pezzi, cioè che ha portato avanti un progetto che era un progetto che voleva un progetto politico. Io l'ho conosciuto per quel motivo nella mia vita, cioè e è stato un incontro politico importantissimo proprio per la sua capacità che io definivo ecumenica perché lui era ecumenico e, e voleva eh, aveva un sogno che era quello di tenere insieme le forze che condividessero un pensiero, che era il pensiero della solidarietà innanzitutto, dell'equità, dell'uguaglianza, dei valori che poi abbiamo cercato di portare insieme. E quello che io condividevo con lui così diversi, se vogliamo, era comunque questa cosa di voler cercare di tenere insieme dei mondi anche distanti, che portassero avanti questo. E condividevamo anche la fatica di farlo. Devo dire che Pier Giorgio l'ho conosciuto anche dal punto di vista se volete, più umano, no? dell'ansia, del dover prendere una posizione, della fatica. Io a volte ricevevo questi messaggi, questi ciao, che sapevo benissimo, quando mi mandava il messaggio, ciao punto, per me voleva dire che c'era una bomba che si stava per aprire, dal punto di vista politico, perché c'era qualcosa che andava chiarito. Quando mi andava questo laconico ciao, voleva dire che allora si apriva le conversazioni per Succedeva qualcosa? Perché la fatica di Pier Giorgio politicamente sto parlando, era quella proprio di riuscire a declinare l'ideale con l'irreale, no? che è la fatica della politica, se vogliamo. E lui la viveva come una, una lacerazione. Spesso. Io questo lo condivido tanto con lui perché, veramente, se volete, la fatica della politica è proprio questa. E, e, e su questo ci trovavamo, no? a volte anche su posizioni diverse, perché conciliare appunto l'ideale col reale è lì il problema, poi. E, e devo dire che eh, ci siamo anche scontrati in quel Salotto Cattane più volte, insomma, perché è bella l'umanità delle cose, sta anche in questo, no? nel fatto che spesso, eh, dalle nostre posizioni diverse, eh, si arrivava lì. Vi rubo ancora 10 secondi, perché io il libro di Paolo l'ho preso in mano oggi quindi non l'ho letto, però l'ho sfogliato, e, e ho, insomma, ho trovato dentro alcune cose che hanno a che fare con quel giorno in cui eh, ci ha salutati, in cui è, abbiamo trovato la sua lettera, eh, sul il suo edit editoriale sul Trentino, perché quell'articolo comunque l'ho sentito come un testamento per, la, per me, nel senso che mh, io adesso l'articolo non l'ho qua, quindi riprendo quello che scrivevo quel giorno, nel tuo ultimo articolo pubblicato nel giorno in cui ci hai lasciati, ti sei occupato dell'insensatezza della legge naturale, assurda legge morale per condannare l'omosessualità. Padre di omosessualità collegandola alla bellezza e alla pienezza della vita, erano parole sue, e di natura legandola all'attualità delle questioni ambientali. Per me, omosessuale, ora assessore alla transizione ecologica, era un, un anno fa, una sorta di testamento, incitazione a lottare per un mondo più giusto. Grazie Presidente. E, sì, io credo insomma, che Pier Giorgio, fosse, la sua grande capacità da credente era proprio quella di interrogarsi sempre, andare al... Oltre i confini, no? dal margine, riusciva ad andare oltre i confini, questa è stata la sua grande, grande, grande capacità. Il mio più grande rammarico che ogni sera rimane, è chiedermi cosa lui avrebbe pensato di come è andata avanti la vicenda di futura, cioè anche la scelta, che, cioè faticosa no? che abbiamo dovuto fare a noi in quel momento lì, drammatico per futura, è stato un momento drammatico, per una, anche politicamente, oltre che umanamente. Non avere una persona come Piero Giorgio, la sua saggezza, a guidarci, a darci il suo pensiero eh, con cui confrontarci è stata una grande, grande assenza, però eh, insomma, ci ha lasciato tantissimo e futura, credo che sia un'avventura che senza di lui non avrebbe avuto assolutamente avvio, quindi un grande ricordo per lui. Allora, L'ultima parola la chiederei al nostro editore Marcello Predelli che ci dice qualcosa anche sul destino di questo libro e torniamo così a concludere. Allora, buongiorno a tutti. Eh, sono stato ringraziato indegnamente. Sono io che devo ringraziare, veramente, per questa, eh, per questa grandissima opportunità perché. Pier Giorgio incarna in pieno quello che è il nostro progetto editoriale, cioè volete che la memoria di Pier Giorgio se la teniamo qua in Trentino? Ma stiamo scherzando? Cioè, il marchio di V-Trend, che ha dentro proprio la, anche l'acronimo di Vita Trentina, vuol dire se abbiamo qualcosa di buono da dire, se abbiamo un, un personaggio come Pier Giorgio, come facciamo a tenercelo per noi? Allora, eh, i miei figli ogni tanto mi chiedono cosa fa l'editore? Eh, eh, sai, faccio libri. Ah, scrivi libri? No, eh, gli autori scrivono i libri. Ah, li stampi? No, le tipografie stampano i libri. Papà, io sono contento che porti a casa i soldi, ma cosa fai nella vita? Allora, eh, qua eh, abbiamo cercato di colmare un po' un vuoto perché il margine c'è ancora, ma è diventato un'altra cosa. La, la casa editrice, intendo dire, e finché c'è bisogno, io. Spero che io non lo vivo come una malattia eh, come la malattia del secolo del narcisismo è stata una bellissima riflessione. È stato bello anche i germi de, i geni del narcisismo. Secondo me è un po' più come, come il, il tasso alcolico, no? cioè puoi guidare se ne hai un pochettino. Allora, finché ci sarà bisogno di rendere pubblico queste cose, di, e questo significa proprio pubblicare un libro, allora ci saremo. Eh, vogliamo e spero che. Don Lauro sia d'accordo con me, che questa casa, questo luogo dove siamo, ringrazio anche Don Andrea che è il padrone di casa, no? delegato alla cultura della, della, della diocesi, sia una casa per le tante Claudie che ci saranno, perché noi abbiamo bisogno di confronto. Adesso la Cattedra del Confronto del, del Cardinal Martini, se la ricordano, la Cattedra del Confronto che riporta Don Andrea poi... Eh, ogni anno ce l'abbiamo, ma eh, non è un, una cosa teorica, è una cosa da rendere pratica e in questo modo noi abbiamo cercato di renderla, di renderla pratica. Eh, avere nel catalogo un libro del genere, eh, porca miseria, cioè, <ride> è, un colpo, è un colpo da 90 per noi, proprio perché, eh, ripeto, incarna veramente quello che vuole essere il nostro, il nostro progetto editoriale. Ehm... Vi dico cosa rispondo adesso ai miei figli su cosa fa l'editore. Eh, non so se, se fra voi ricordate cos'era l'Interrail, un, un biglietto del treno che si faceva normalmente, chi aveva qualche piccola disponibilità dopo la maturità. E Io ho avuto la fortuna di farlo con un amico che mi ha trascinato al Louvre nel, nella galleria degli impressionisti, perché ho detto, io voglio vedere solo quello degli impressionisti. Ho detto, vabbè, impressionisti, io ho fatto ragioneria, quindi, dico, vabbè, storia dell'arte, voglio dire, non si arrivava neanche, cioè, non c'era proprio, non è che non si arrivava alla fine del programma, non c'era proprio. E davanti a un Monet, me lo sono guardato e ho detto, porca miseria, non capisco niente, non ho le nozioni culturali per capirlo, ma capisco che è bello. Allora, secondo me è questo che, è quello che fa l'editore, dice, porca miseria, sta roba qua la devono conoscere tutti, la de deve essere una co la questa cosa bella la devono conoscere tutti. E allora eh, Sarrabatta per dire, ok, eh, non può stare qua in uno studio del... del, del, del del pittore deve essere sotto gli occhi di tutti, deve essere un posto, allora, siccome è un casino. Scusate, è complicato eh, tappezzare con delle paginette de, le, le, le pareti, si fanno i libri, ma questo è solo un mezzo. Le cose belle le dobbiamo fare conoscere a tutti. Quindi, grazie di che, grazie a voi, grazie, grazie alla famiglia, grazie a tutti. Allora abbiamo fatto le due ore. Eh, salutiamo ancora ringraziamo chi ci ha seguito da casa e chi ha curato la regia e l'ultima parola all'autore sì mi sono narcisisticamente preso questo privilegio per la gentilezza di Diego perché fra che non avevo gli occhiali, io mi sono dimenticato di citare una persona che volevo citare perché c'è dentro il libro e non perché è seduta alla destra del Vescovo non per quello, ma Barbara Poggio perché un paragrafo è dedicato alla nostra Barbara Aventura. Barbara Aventura ovviamente è un gioco di parole con, uh, con Barbara, che io avevo sognato potesse essere la prima sindaca di Trento. Ma perché la cito adesso e così ne approfitto per ringraziare Marcello Predelli che ha detto le bellissime parole. Pierino, Paolo Zanella e il Vescovo, naturalmente, che ha colto, perché anch'io mi ero annotato quel bellissimo passaggio della Claudia il salotto grande come una piazza. È esattamente questo e anch'io condivido l'interesse per quell'uomo ebreo marginale, no? Dicevo perché cito La barbara avventura? Perché alla fine creatura futura fa rima con una parola. Con Pier Giorgio è stata una bellissima avventura. Grazie. Grazie a voi, grazie del rispetto grazie. dei tempi.